Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienologi. Io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi del Topolino numero 3455. Eccolo qui, con questa bella copertina di Andrea Freccero, mentre eh, i colori abbiamo Andrea Cagol, la coppia Freccero Cagol, che spesso vediamo sulle copertine del nostro amato settimanale Topolino, una copertina che, come potete vedere, è dedicata alla festività di San Valentino. Qui vediamo. Eh, Appunto, Paperino e Paperina che eh, amoreggiano eh, qui con questo sfondo, insomma, lo sfondo è totalmente bianco con il cuore mh, rosa, ovviamente. Eh, Paperino e Paperina che si guardano eh, innamorati. Eh, e Paperino è in uno stile tipo Cupido eh, con questa corda che eh, lo porta giù mentre eh, Paperina afferra la freccia. La, la scritta gialla con il rilievo rosa Topolino, la scritta rosa Disney, uno sfondo come detto bianco, una copertina. Carina, molto molto bella, devo dire. Eh, Nell'anticipazione non mi sembrava bella, eh, però in realtà, avendolo in mano poi il topolino, posso dire che è carina la storia, è, diciamo che è dedicata ovviamente alla festività di San Valentino, perché nel momento in cui sto registrando siamo a martedì 8 febbraio 2022. 14 febbraio c'è cioè San Valentino, quindi eh, questa copertina è dedicata alla cover story, insomma la storia di Silvia Zicche che vedremo qui, due storie delle sei presenti in questo fumetto, insomma di questo topolino, sono dedicate alla festività di San Valentino. Devo dire che qui Frecciero e Cagola hanno fatto un buon lavoro, secondo me è una bella copertina, forse un po' meno ispirata delle altre, proprio perché è un po' più, come dire, romantica, ma la storia, le storie romantiche ci stanno anche, infatti poi vi dirò che la storia, soprattutto quella di... Di Silvia Zig, che mi è piaciuta veramente tanto. Ma andiamo con ordine. Apriamo il nostro settimanale, il nostro 3455, da questo numero in poi ci saranno i topodollari. Ma io ho preso soltanto, Cioè non mi interessano, sinceramente, e eh, eh, quindi ho preso soltanto il numero eh, di eh, Topolino senza gadget. Che è a, a Topolini alla settimanale di Silvia Z, che abbiamo qui gamba di legno e trudi, Un ve veloce e simpatico scambio di battute. Cari amici di Topolino, Alex Bertani, ovviamente il nostro il direttore di Topolino, ci parla delle storie che vedremo in questo numero. Tra cui c'è anche eh, una storia. Inedita in Italia. Eh, però non inedita nel mondo del 2008, che è quella di Paperino e gli astri nefasti. Vabbè, a parte quella, ci parla anche del fatto che eh, c'è la storia di Silvia Zi, che Paperino è il più bel regalo di San Valentino, come detto. C'è anche l'avventura più bella, quindi avremo l'ultimo episodio della saga di Topolino le origini. Quindi l'ultimissimo episodio di Giorgio Fontana con i disegni di Carlo Nimido, l'avventura più bella, e poi ci sono altre storie. Il prossimo numero 3456 ci sarà una storia. Uh, in due parti, per quanto riguarda il Paper Sera News, quindi avremo anche Corrado Mastantuono e alla fine lui, Alex Bertani, chiude con un buon San Valentino a tutti. Sommario con le storie Fumetti: si parte subito a pagina 9 con Paperina e il più bel regalo di San Valentino, come detto, con Silvia Ziche. Autrice completa, una storia molto, molto bella, ragazzi. Posso dirvi che mi è piaciuta. A discapito di quelli che dicono che magari le storie romantiche, le storie dedicate all'amore non sono belle, no, non è così, perché questa storia veramente l'ho letta tutta ad un fiato. Una storia che eh, scivola bene, mo cioè molto scorrevole, molto ben disegnata. Sappiamo il tratto di Silvia Ziche, ma soprattutto sappiamo. Che le sue storie sono anche molto simpatiche. C'è Paperina che, alle prese con il regalo di San Valentino, non riesce a fare un regalo a, al suo Paperino perché si ricorda di tutti quelli che ha fatto negli scorsi anni. Non sa che cosa regalargli. Eh, paperino lo stesso si troverà a un certo punto eh, a non saper cosa regalare a Paperina. Eh, Paperina sarà anche nervosa perché non saprà insomma che cosa regalargli Cosa devo fare, cosa devo fare per Paperino Alla fine non vi, cioè non vi spoilerò nulla di come va la storia Ma è una storia molto molto simpatica E devo dire che Silvia Z che ha fatto veramente un ottimo lavoro Una storia di quelle, come dire, eh, di questo periodo Ma come detto in questo numero di Topolino ci saranno due storie dedicate all'amore In questo caso per Paperino e Paperina Nella storia di Topolino le origini ovviamente a Topolino e Minnie allora, quindi prima storia nettamente promossa. Poi ho innamorati pazzi, si parla insomma della festa di San Valentino, della, della gente insomma. Io attualmente non sono innamorato, non sono fidanzato, sono single, non ho la ragazza, però mi è capitato di quando l'avevo, insomma, che c'era questa festività di San Valentino in cui ci si scambia regali, è una cosa un po' romantica. La seconda storia è dedicata a una prima parte di un episodio. cioè, il primo episodio, nel prossimo numero vedremo il secondo episodio di Francesco Vacca con i disegni e la supervisione ai colori di Marco Mazzarello, Topolino e l'anomalia concentrica. Una storia che, devo dire, mi è piaciuta. Mi è piaciuta ehm, eh, si tratta praticamente di un ritorno di un personaggio di Uma che era apparsa in vecchi numeri di Topolino io non lo conoscevo perché come ben sapete l'ho già detto più volte sono tornato a leggere Topolino da circa un anno dal numero 3401 quindi i numeri prima del 3401 non li ho letti quindi non conoscevo questa UMA questa ragazza del futuro l'intraprendente ragazza del futuro di Topolinia che viene dal 2063 se non sbaglio la storia è molto bella però molto carina, molto ben disegnata Marco Mazzarello, Francesco Vacca ha fatto un ottimo lavoro l'avevamo visto se non sbaglio, almeno da quando sono tornato a leggere io, Topolino, Francesco Vacca l'avevamo visto solo eh, a, mh, insomma, con delle storie di paperi. Questa volta con una storia di topi, la storia di Topolino. Quindi, eh, con Pippo anche che è all'interno della storia, un primo episodio che devo dire mi ha soddisfatto. Avevo paura perché, comunque, quando ci sono queste storie, mh, non dico fantasy o fantascienza perché alla fine non è quello il genere però questo primo episodio devo dire che Topolino l'anomalia concentrica mi è piaciuta, avevo un po' paura come detto però in realtà mi è piaciuta vediamo un po' cosa succederà ehm, qui insomma nel, nel secondo episodio, per ora non vi dico altro poi c'è la terza storia legata a Zio Paperone e l'aiuto quantistico di Marco Bosco con i disegni di Giampaolo Soldati. Qui praticamente abbiamo ehm, un ciclo di comic science. Una storia è questa qui che non mi ha soddisfatto, questa invece non mi ha soddisfatto. Quando, mh, Zio Paperone e le storie dei paperi insomma, in generale mi piacciono quasi sempre, però questa storia non mi ha fatto impazzire. Questa è una sceneggiatura ad alto tasso scientifico, sarà che è una cosa mia, insomma, che non, non mi fa impazzire le storie. Così, però Marco Bosco, insieme ai disegni di Giampaolo Soldati, hanno fatto un buon lavoro, secondo me. Eh, magari, eh, una, ovviamente è una cosa sogge soggettiva, ragazzi. Mm. Qui dice praticamente: conoscete le teorie quantistiche e le loro applicazioni anche nella vita di quasi tutti i giorni, zio Paperone invece per ora no ma presto questa lacuna verrà colmata e chissà che tanto per cambiare non ne possano giovare anche gli affari qui ci sono di mezzo, di mezzo sempre gli affari per quanto riguarda Zeo Paperone quando c'è Zeo Paperone di mezzo ci sono i soldi e gli affari quindi questa è una, una caratteristica però eh, non conoscendo bene questa eh, saga comic science devo dire che questa storia pur se ben sviluppata non mi ha fatto impazzire poi c'è il magazine insomma che ci porta sempre delle dei bei, dei bei approfondimenti computer forse di domani con questi due insomma, chief editor di Nature, Nature Reviews eh, Giulia Pacchioni e Andrea Taroni. Questa era quella che già avevamo visto, insomma, più che altro nello scorso numero in cui ci annunciava Alex Bertani che appunto c'era questa collaborazione tra Topolino e la Nature Reviews. Ma la storia, a me, sinceramente, non ha fatto impazzire. Storia riempitiva, bella di Arico Faccini, soggetto a sceneggiature di Seni di Arico Faccini, chi bello vuole apparire con Paperoga sempre protagonista che eh, va in questo tendone, eh, il raggio di Ganimede, e vuole trasformarsi in un bel ragazzo per avere successo eh, tra le papere, tra le ragazze, non sappiamo insomma, non vi dico come va a finire, ma la storia è sempre carina e simpatica, come lo sono sempre le brevi di Arico Faccini. E poi c'è la storia Edita. Sto C'è, cioè, storia in realtà inedita in Italia, ma una storia edita nel 2008, era stata fatta da Paul Halas con i disegni di Marco Rota, Paperino e gli astri nefasti, mi è piaciuta tantissimo, questa la metto al secondo posto tra le storie più belle di questo numero, perché eh, Paperino si fida degli oroscopi, eh, sta guardando l'oroscopo e dice che gli succederà tutto a lui, come di solito gli accade, è una storia classica di Paperino. Eh, Insomma, gli succederà tutto a lui. Andrà a riposarsi in una casa che sta per essere abbattuta. Eh, si fiderà degli oroscopi fin quando poi non, arriva, non arriverà ad una conclusione. Insomma, <ride> non si fiderà più dell'oroscopo, ma non vi dico altro. E poi c'è il gran finale con una bella storia che mi è piaciuta anche questa. Insomma, con il finale della saga di Topolino le origini. È l'ultima storia: l'avventura più bella di Giorgio Fontana con i disegni di Carlo Limido. Dopo tante peripezie per i giovani Topolino e Minni, è finalmente giunto il momento di pianificare un appuntamento ufficiale. È proprio nel giorno della festa degli innamorati. Anche stavolta, però, le circostanze, perfino i loro amici, tenderanno a ostacolarli. Perché la storia praticamente inizia così, con Topolino, che vede al calendario che è il 14 febbraio, si renderà conto: insomma, l'avventura più bella vuole avere questo appuntamento ufficiale con Minni. Quindi abbiamo nel passato, ovviamente, di Topolino. Proprio in quel momento lo contatteranno i vari amici, Pippo, eh, Clarabella, insomma tutti lo contatteranno. Lui però deve fare un regalo a Minni, deve eh, impegnarsi per la festività di San Valentino. Per Minni sarà lo stesso perché addirittura Pippo gli dirà di aiutarla per i biglietti. Eh, per i biglietti di auguri Lei crederà che fossero per, per San Valentino Invece in realtà Pippo sta parlando Di biglietti di Natale quindi vuole portarsi avanti Ben dieci mesi Praticamente sia Minnie che Topolino Troveranno diversi incidenti di percorso davanti a loro Finché poi si incontreranno E la storia avrà un, un, diciamo, Avrà un lieto fine non, non è una spoilerata ma sapete bene Che queste storie poi finiscono bene eh, E, e l'amore è sempre a trionfare Quindi anche questa è molto simpatica Come storia, una storia da cani nel prossimo numero Corrado Mastantono ci parla della storia in due parti dedicata al paper sera e alla storia che si chiama l'oscuro mistero a quattro zampe questa settimana in edicola i vari fumetti tra cui anche i grandi classici Disney che io però ho abbandonato per ora eh, lo acquisterò ogni tanto anche se questa copertina devo dire che mi piace insomma mi piace molto prossimo numero 3456 con la copertina dedicata proprio al paper sera di Corrado Mastantuono, L'Oscuro Mistero Quattro Zampe, due episodi di questa storia, l'episodio 2 di Topolino e l'anomalia concentrica, che continuerà, Archimede, un'invenzione tira l'altra, scusate, e poi c'è La Ciurma del Sole Nero, che a questo punto è una saga che si ripresenterà di tanto in tanto su Topolino, con la storia La Grande Astronave, anche se a me non mi piace quella... Mh, le storie di fantascienza, troppo fantasy, barra fantascienza, non mi fanno impazzire, tranne in rari casi. Chiude... Uh, il numero il Topolino Alessio Coppola con il cliente servito Locale di alto livello con Paperino e Paperina Che devono andare a mangiare ad un posto Andr Andranno praticamente in questo posto Che si chiama Latana, su di un albero E poi c'è la pubblicità uh, L'oscuro mistero quattro zampe del prossimo numero Come abbiamo già detto In quarta di copertina la pubblicità del numero 500 di Paperino Allora che dite ragazzi Questo numero 3455 di Topolino Dedicato alla festività di San Valentino Con due storie, soprattutto quella di Silvia Ziche di Paperino, Paperina. Io la metto al primo posto. Perché Paperina è il più bel regalo di San Valentino. È stata la storia più bella, secondo me. Al secondo posto, metto come storia più bella Paperino e gli astri nefasti. La storia del 2008, riproposta però per la prima volta in Italia, visto che era inedita in Italia. Terzo posto per Topolino e le origini. Con l'avventura più bella, quindi si conclude la saga Topolino e le origini. Eh, poi c'è anche Rico Faccini. Chi bello vuole apparire? Mi è piaciuta pure. Topolino, l'anomalia la concentrica, così così. Non mi è piaciuta invece Zeo Perone, l'aiuto quantistico. Ma in generale, un numero non perfetto come l'altro. Non mi sono piaciute tutte le storie, ma diciamo che 4 su 6 mi sono piaciute. E devo dire di essere eh, contento di aver letto questo numero dedicato alla festività di San Valentino. Fatemi sapere nei commenti se avete acquistato questo numero, se vi è piaciuta la copertina. Se vi sono piaciute le storie all'interno, come al solito, fatemi sapere nei commenti. Io risponderò perché lo sapete, ragazzi, è sempre un piacere. Vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto che mi date sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!